Benvenuti, buongiorno dalla redazione di Danze Danza. Con me per questa videochat oggi ci sono, non c'è tutta la redazione, c'è qualcuno di noi, Francesca Pedroni, Silvia Poletti e Carmelo Antonio Zapparata, che saluto. Oggi volevo affrontare un discorso d'attualità e parlare anche con voi, discutere su quanto abbiamo vissuto in questi mesi di lockdown e anche di così chiusura dei teatri e un fermo assoluto di tutto il nostro settore. E in particolar modo volevo discutere sul rapporto da teatro vissuto live, cioè l'andare a teatro e partecipare a teatro, e il teatro invece visto on demand, come appunto abbiamo fatto in questi mesi per cause di forza maggiore. Però mi interessava discutere su un punto che è stato anche un'indicazione venuta dal nostro ministro del Turismo e dei Beni Culturali, no? E il punto che ho affrontato in parte nell'editoriale dell'ultimo numero, e come appunto voi avete visto e sapete, che riguarda proprio delle parole che il ministro Dario Franceschini ha detto durante appunto questo periodo emergenziale, e cioè che si auspicava che ci potesse essere un Netflix della danza, cioè auspicava a operatori, a teatri grandi e piccoli di orientarsi verso un Netflix della danza, il che può andare bene da un certo punto di vista, appunto in una situazione emergenziale, potrebbe essere anche una prospettiva futura, una chance in più per il settore, ma in realtà a me personalmente questa affermazione ha fatto anche un po' paura. Allora volevo sentire anche da voi alcune riflessioni. Prima di passarvi la parola e di dibattere, volevo anche aggiungere che ho analizzato, poi abbiamo fatto questo sondaggio come redazione, ho iniziato ad analizzare i dati che sono pervenuti, senza nessuna pretesa di scientificità, perché appunto siamo una redazione e non siamo un ente di statistica, però il sondaggio che abbiamo avviato sui canali social, principalmente su Facebook, perché era più articolato quello fatto attraverso un questionario ai nostri utenti Facebook, ma anche su Instagram, insomma, abbiamo potuto raccogliere almeno un'impressione. E questo sondaggio, con un campione anche cospicuo di nostri utenti, verteva proprio sul fatto dell'avere o meno fruito in questo periodo di danza on demand, che tipo di danza, e soprattutto se i nostri utenti, che non sappiamo esattamente come sono geolocalizzati nel panorama italiano, però se i nostri utenti fossero intenzionati un domani, riaperti i teatri, a continuare a fruire di danza on demand. E il sondaggio effettivamente è un po' così ha dato ragione a qualche mio dubbio, perché la maggior parte delle persone durante questo periodo ha guardato danza on demand, il 90%, 93% di quelli che hanno risposto, hanno guardato principalmente balletto classico, ma anche danza contemporanea. In molti hanno detto, perché si sono, come dire, splittati come addetti ai lavori, che voleva dire essere un amatore di danza, un professionista, una persona, insomma, dentro il nostro settore. Ha anche seguito lezioni di danza a distanza, ma ha fruito principalmente in modo gratuito di tutto questa immersione di danza sui canali televisivi, social, web, eccetera. E soprattutto, dato fondamentale, sono molto poco disposti a pensare in futuro, una volta riaperti i teatri, a, come dire, sottoscrivere un abbonamento e quindi sentirsi legati a un pacchetto di fruizione on demand. Diverso è invece il 95% delle persone ha risposto che usufruirebbe volentieri di danza on demand, scegliendo il singolo accesso, o se questa fosse gratuita, cioè se fosse un di più alla sua attività dell'andare a teatro, perché sono tutti, l'85% di quelli che hanno risposto, sono tutti abituali frequentatori di teatro. Solo una parte hanno detto che raramente vanno a teatro. Quindi, insomma, la prima domanda che vorrei porre, adesso vediamo chi di voi, insomma, vuole rispondere, è proprio questa. Intanto,
Che cosa ci è mancato effettivamente del teatro? Che cosa rappresenta l'andare a teatro? No, la visione di uno spettacolo in carne e ossa rispetto a, mi permetto di dire, quel solipsismo che ci dà la tecnologia di una fruizione personale e in solitudine di una cosa che pur ci amiamo e che ci piace tanto, ma che non rientra nel rito dell'andare a teatro. Chi vuole... Allora, al di là del fatto che avendo noi scelto, noi come appunto giornalisti e spettatori di professione, vivere l'esperienza teatrale, è chiaro che per noi la domanda è retorica, nel senso che la visione dal vivo, l'esperienza dal vivo, lo scambio dal vivo tra l'artista che allestisce la sua opera e noi la fruiamo direttamente è, come dire, è un dato sottinteso, ed è anche sottinteso il fatto che la visione dal vivo dello spettacolo è legata al DNA dell'individuo fin dall'inizio della cultura e della civiltà. Però proprio per questo, l'altra sera, durante una visione televisiva di un film che era ambientato per l'appunto a Broadway, quindi un film che parla di una situazione legata a un allestimento teatrale, il protagonista principale diceva: per questo si va a teatro, per essere sorpresi. E lì ho cominciato a pensarci molto bene, no? Perché ritorna nuovamente il concetto della reazione emozionale che è solo il teatro. Qualsiasi sia la reazione che tu hai a teatro, di semplice godimento, quanto anche come di elaborazione, anche di rifiuto. Molto spesso ci sono dei lavori che inevitabilmente ci portano, no, ad avere anche un atteggiamento di negazione. Eh? Certamente però è uno scambio preciso. Allora, siccome voi lo sapete, i miei studi risalgono alla linguistica, sono andata a rivedermi la radice della parola teatro, che è molto interessante, e su questo secondo me si poggia tutto, perché teatro viene da una parola, da un verbo greco che è teomai, che è in forma media. Chi ha studiato il greco sa che c'è la forma attiva, cioè l'azione fatta. La forma media è una forma interessante perché è veramente una sfumatura di ricezione. Cioè, colui che compie questa azione del guardare la fa per proprio godimento e per propria intenzione. Cioè, il teatro è, nella cultura, il luogo dove la persona si siede e osserva per proprio godimento e piacere. Cioè, io mi seguo e osservo quello che mi viene trasmesso dalla scena, perché lo voglio fare e perché recepisco piacere e riflessione. Direi che questa è la risposta, in qualche modo, al tema. Sì, Mentre... anche se la ricezione ce l'hai anche attraverso il medium. Siamo nel terzo millennio, non nel quinto secolo avanti Cristo. Però anche lì sono andata a farmi uno studiettino linguistico sul concetto di, vabbè, televisione, chiaramente, trasmissione. Trasmettere. Trasmettere significa trasferire qualcosa da un posto all'altro, ma non c'è da parte di chi riceve una reazione percettiva attiva come quella che invece sta al teatro e osserva perché ci vuole stare. In soldoni, la questione è molto semplice: stare su seduti sul nostro divano mentre e godere anche delle cose che comunque riusciamo a vedere, o si sia davanti a un computer, o si sia a mega schermo, è chiaramente qualcosa che comunque noi subiamo, cioè noi introiettiamo e non riusciamo a esperire, a elaborare, lo percepiamo soltanto come quantità di cose da introiettare. Il teatro, invece, essendo un'esperienza del qui e ora, innesca immediatamente una reazione. E quindi io credo che da questo non si deve, non si possa mai prescindere, anche se ci sono delle opere visive,
create e sempre più lo saranno, fantastici, perché niente, cioè, abbiamo visto comunque anche delle opere in video molto, molto affascinanti. Certo, direi che è chiarissimo. Però pongo anche, cioè, questo rapporto, però il teatro filtrato dalla tecnologia è visto a casa, lo sappiamo, per esempio, ci piace moltissimo, almeno a me personalmente, sì, andare al cinema a vedere le dirette dal Royal Ballet, perché mi permette da Milano di entrare al Covent Garden e vedere uno spettacolo che altrimenti in quel momento a Londra non potrei vedere. Però che è una sensazione completamente diversa, un'opportunità diversa da quello che si diceva. Esatto. Però questo innesca anche un punto, e forse qui è Francesca che ci può aiutare a chiarire, visto che è anche regista e soprattutto padroneggia la regia, la tecnologia, oltre al giornalismo. Cioè che forse anche il piacere che può derivare, è vero, dalla non compresenza, perché non siamo in assenza dell'altro, quindi tra chi agisce e chi guarda c'è una distanza, c'è un filtro. Però la qualità del prodotto e il pensare un'opera per la televisione, per i social, anziché prendere tout court una registrazione di una cosa che è stata fatta in un contesto live e dal vivo e viene mandata su un mezzo e magari costumi scuri in un ambiente scuro dove uno attraverso la televisione fa fatica a individuare i danzatori, le luci diverse. Mi chiedo, pensando a una coesistenza tra il teatro live e il teatro, chiamiamolo registrato su qualsiasi mezzo e trasmesso, o magari anche live ma attraverso un mezzo tecnologico, secondo te, Francesca, cioè, ci può essere un confezionamento ad hoc affinché un Netflix della danza, poi vediamo se è italiano o internazionale, che cosa può essere, possa funzionare meglio, possa darci più soddisfazione, come se fossimo quasi veramente a teatro nel qui ed ora di una fruizione più emotiva, più sentita? Dunque, allora, per rispondere a questa domanda che mi fai, torno un attimo a quello che diceva Silvia rispetto innanzitutto al fatto che benissimo, quando noi siamo sul nostro divano a casa, schermo grande o schermo piccolo, è chiaro che per essere catturati e non alzarsi dal posto dove siamo per tutta la durata, quello che guardiamo deve essere molto accattivante. È già diversa però l'esperienza che raccontavi tu facendo riferimento a, per esempio, il Royal Ballet al cinema o altri film che abbiamo visto, perché ricordiamoci benissimo che comunque il cinema di per sé come mezzo è molto accattivante, è molto, noi andiamo al cinema adesso al di là della danza proprio veramente per anche entrare in un mondo, piangiamo quando vediamo un film che ci commuove, quindi non è che la visione nello schermo di per sé per forza di cose ci allontani. È chiaro che il cinema è il cinema e il teatro giustamente è una forma d'arte dal vivo, quindi come nascita stiamo parlando di due mezzi comunque diversi. Il punto però direi davvero cruciale ovunque è appunto il fattore qualità, nel senso che allora è chiaro che noi in questo periodo abbiamo goduto di straordinari spettacoli, appunto tu citavi prima, non sono mai stata magari al Bolshoi e adesso così ci sono entrata, tra l'altro per esempio le dirette del Royal Ballet che tu citavi hanno anche quel fatto di essere veramente delle dirette, quindi tu ti senti magari anche partecipe con quei coinvolgimenti di tweet e di social vari. Però appunto abbiamo fruito in un momento d'emergenza, perché noi non dobbiamo dimenticare quello che stiamo vivendo, cioè noi in questo momento chiusi in casa, è chiaro che questa enorme offerta con comunque tantissimi prodotti di grande livello, perché è chiaro che entrare in un Marischi, vedere una produzione della Scala, poi il giorno dopo sei al Royal Ballet, poi ti vedi Neumayer, poi ti vedi Cranco, cioè Balanchine, che non è che ci sia poi così tutta questa cosa su, e invece abbiamo avuto un sacco di Balanchine come il New York City Ballet.
con contemporanei di valore, penso a Nan Teresa de Kesmacher e molti altri. Quindi voglio dire, abbiamo avuto e continuiamo ad avere una proposta ricchissima di grande livello, ma fatta da che cosa? Fatta da materiali che sono stati ripresi e registrati non in questo drammatico periodo, ma in periodi in cui le troupe, naturalmente produzioni ricche, troupe che possono stare a fianco dei danzatori, cioè tutta una cosa che non riguarda questo momento dell'emergenza, ed archivio. L'altro côté che abbiamo fruito, che continuiamo invece a fruire, sono poi invece proprio il frutto dell'emergenza, cioè il danzatore che si mette a fare pirouette in salotto e si mette a provare e quindi noi viviamo poi tutta un'altra côté di social e anche di piccole o medie creazioni che però mi chiedo, in questo momento d'emergenza noi le guardiamo comunque con interesse e sicuramente potranno costruire, sperando di uscirne da questa situazione, una sorta di archivio dell'emergenza, no? Come un digital creative di questo periodo, in cui noi abbiamo piccole cose di vario genere. Però dobbiamo anche ricordarci, tornando al discorso della qualità, che comunque la videodanza, per usare un termine, non è nata in tempo di coronavirus. Merce Cunningham faceva gli esperimenti quando, cioè ben indietro, Alvin Nicolais, la Kuhlberg e così via. E abbiamo tuttavia anche degli artisti, adesso mi veniva in mente, mi ero segnata proprio, ecco, Pontus Lidberg, che abbiamo fatto un'intervista qualche tempo fa, no? Questo coreografo che è anche un filmmaker, che ha fatto un film bellissimo come Rain, in cui tutti scappavano. Ma quante cose abbiamo visto? Mi è venuto in mente Crisalide di Wayne McGregor. Se lo vedessimo adesso, se fosse fatto adesso, lui in una sorta di vasca, chiuso dentro, una cosa angosciante in uno spazio piccolo. Cioè, ci sono state delle cose in spazi minimali, in contesti totalmente altri rispetto al teatro, straordinari, che noi continueremo a vedere perché sono straordinari. E quindi guardavo ancora un'ultima cosa che appunto in questi giorni guardavo, il film quello su Cunningham 3D, no? Di Alla Cogan, come inizia con un danzatore in una sorta di tunnel che noi lo vediamo da lontano e mano a mano che ci avviciniamo noi sentiamo i suoni dei piedi sul pavimento di questo posto del danzatore, non c'è nessuna musica e quando arriviamo alla fine ce l'abbiamo addosso, a quel punto parte la musica. Queste sono, cioè, quella è una regia, cioè noi abbiamo sentito il rumore di un danzatore che fa eco perché è all'interno di un tunnel. Purtroppo invece ci troviamo anche esperimenti di cose dove fatte un po' montate, tipo il grande videoclip con musiche così appiccicate un po' sopra, ma il problema è che adesso va bene tutto perché viviamo l'emergenza e quindi non stiamo ad andare tanto per il sottile, ma una volta che ne siamo usciti, che cosa noi saremo disposti a pagare? Ma soprattutto anche la piattaforma, che cosa sarà disposta a acquistare? Perché se non avranno una qualità alta, con una post audio che ci faccia sentire anche la vita del danzatore, e lo stesso, una qualità di immagini, un'altezza coreografica, dubito fortemente che tutta quella fetta potrà accedere e allora siamo sempre allo stesso punto. È una questione non solo di levatura coreografica, di levatura registica, ma purtroppo di soldi, perché se non ci sarà un investimento serio anche da un punto di vista di produciamo dei titoli per la piattaforma ad alto livello, questi titoli sinceramente si uccideranno da soli, non andranno da nessuna parte. E questo, scusami, è tanto più vero, cioè a livello una piattaforma fosse mondiale, ma proiettiamoci però un secondo sulla realtà italiana e certo, sul fatto che non solo magari la penuria di fondi, le tante piccole realtà che abbiamo, perché stiamo citando i grandi teatri, è facile, però noi, la nostra danza contemporanea è fatto di mille esperienze interessanti, fermento eccetera, ma tutto questo fermento paradossalmente a volte si nutre non di un prodotto finito,
di un processo, no? Di aprire al pubblico delle fasi, addirittura a volte non lo si vuole neanche raggiungere il prodotto, il confezionamento, che in quello che dici tu, Francesca, diventa fondamentale, perché se poi devo andare lì, devo far vedere com'è confezionato, devo essere arrivato a un dunque. No, scusa, appunto, metto in parentesi quello che diceva lei, ma quello che lei propone, che ha citato, sono dei lavori appunto di videodanza, per gergo, dove c'era veramente anche una drammaturgia, una sceneggiatura, uno script di costruzione di immagini che appunto richiede un lavoro che è qualcos'altro da quello che abbiamo visto, a parte le riprese live dell'opera. Ma sentiamo anche la serie, scusami, di Sky Art che abbiamo premiato, cioè c'è un investimento, è una sorta di grande documentario, ma c'è un investimento pazzesco. Cioè, il problema appunto è quello che dicevi tu, come facciamo con chi invece ha un'altra sorta di percorso, magari molto interessante, però. Carmelo, magari tu vuoi aggiungere qualcosa su questo? Sì, pensando alla scena della danza contemporanea italiana, io credo che il rapporto tra processo e prodotto andrebbe riequilibrato, poiché anche per scelte non solamente estetiche dei singoli artisti, coreografi o danzautori, ma anche per scelte proprio di politica culturale, si è sempre cercato di premiare più la processualità che il prodotto finito, pensando alla situazione pre-pandemia, pre-lockdown. Quindi penso anche a varie produzioni di danza contemporanea italiana che difficilmente riescono a uscire in maniera positiva dalla verifica col palcoscenico, quindi dallo sguardo e dall'incontro con lo spettatore dal vivo. Mi chiedo quindi come potranno uscire mai dalla verifica e dall'incontro con l'obiettivo della telecamera e quindi anche con una presentazione del loro lavoro su scena nazionale per quanto riguarda ipotetiche reti televisive o su scena addirittura mondiale per quanto riguarda i vari canali digitali che sono presenti nelle piattaforme web. Quindi secondo me appunto vi è questa particolarità, dover riequilibrare il rapporto tra processualità e produzione finale. Ovviamente ciò non significa che un artista debba cristallizzare tutta la sua ricerca in uno step predefinito, però l'incontro con lo spettatore, dal vivo e ipoteticamente in un futuro l'incontro con lo spettatore mediato appunto dal video è un momento importante che secondo me deve essere introiettato sin dall'inizio, sia dall'avvio del processo appunto che deve portare ad una produzione. Altra cosa che vorrei aggiungere in riferimento al medium che si usa per veicolare i vari prodotti artistici, per quanto riguarda i social media, ogni social ha un'identità, una struttura, una natura predefinita e quindi veicolare un video che può essere un video preregistrato, può essere un live streaming su Instagram, significa intercettare un target preciso di utenti o di una modalità specifica. E veicolare un video attraverso live streaming o registrazione fatta a priori su Facebook è un'altra cosa, il target cambia anche l'interazione e abbiamo visto in questo periodo di lockdown come varie istituzioni di tutta la scena di danza mondiale hanno cercato di diversificare l'offerta, chi ha voluto appunto veicolare video solamente su un canale social o su YouTube, chi ha voluto utilizzare tutte le piattaforme nel loro ventaglio. Quindi la situazione si complica sempre di più. Un'ipotetica piattaforma, mi chiedo io, che abbia un valore così nazionale per presentare la danza italiana alle platee mondiali e internazionali, chi avrà come comitato appunto di scelta, di direzione,
perché non so, usciamo da poco da un periodo che a livello di piattaforme dal vivo abbiamo visto l'esperienza della Need Platform. Chi si accollerà allora a questo compito? Il Ministero? Una cordata di operatori? Mi chiedo io. Beh, se ci sarà, allora penseremo, se si penserà a un canale, ammesso che ci sia, ma credo che forse il Ministro non avesse ben chiaro, perché appunto come hai sollevato tu c'è una questione di tempi, di durata, di quale mezzo, del fruitore, e ci sono tantissime variabili e una selezione a monte, tanto più che abbiamo visto, beh, il nostro sondaggio è piccolo e probabilmente servirà poco, però la gente vuole scegliere, così come sceglie di comprare quel biglietto per quello spettacolo, di andare a quella rassegna piuttosto che, e stiamo parlando di gente che segue tanto la danza, così almeno hanno dichiarato, e quindi presumibilmente si spostano anche dal luogo di residenza per andare a vedere della danza, se dovesse appunto scegliere, questa piattaforma deve dare quello che in fondo la gente dico vuole, perché sarebbe, però comunque deve avvicinarsi un po' al gusto, perché se è una cosa a pagamento io ho appunto diritto di scelta, e anche sul gratuito, però sulla fruizione gratuito e sul bombardamento del gratuito sappiamo tutto sommato no, cioè questa deregulation, ma quando io devo investire e scegliere ho bisogno di quel prodotto con quella qualità e quindi sulla danza italiana, effettivamente sulla danza contemporanea italiana, perché poi vabbè le compagnie di balletto di un certo tipo le contiamo sulle dita di una mano, quindi tutto il resto, tutto questo contemporaneo, questo Netflix, forse ecco quando il Ministro si è espresso, no, poteva forse andare in una direzione più così emergenziale, o forse non è stato analizzato bene quello che si diceva, perché stando appunto a quanto ci hanno risposto, nessuno ha voglia di vedere determinate cose così, perché sennò ci si alza dal divano e si va da un'altra parte. Tutto questo crea dei grandi danni, conseguenza, perché chiaramente già è molto difficile in qualche modo promuovere, no? Facciamo ancora noi fatica a promuovere certi artisti o certe compagnie o certe situazioni legate alla danza contemporanea italiana. È chiaro che questo progetto rischia anche di causare poi ulteriori danni invece che portare dei benefici alla causa. Quindi, come giustamente osservava Carmelo e come giustamente osservava Francesca, da un lato la qualità, che è fondamentale, ma chi la stabilisce la qualità? Perché poi se subentrano altre dinamiche, come siamo riusciti a vedere anche nelle varie piattaforme, dinamiche di vario tipo e di vario genere che confondono poi i riferimenti, eccetera, la questione diventa molto rischiosa, perché il pubblico è un pubblico, comunque un pubblico, fra virgolette, generalista, anche se appassionato e attivo nella danza, rischia poi di allontanarsi totalmente se i prodotti non hanno tutta una serie di standard. O mi sbaglio, ne pensate, Francesca? Sì. Cioè, per giunta, mentre tu parlavi, stavo anche pensando a quello che diceva Carmelo, c'è anche un fattore da tenere presente, che è questo, cioè un grande balletto classico, al di là del fatto che sia ripreso con dei mezzi, quindi con delle troupe di un certo tipo, però noi sappiamo che se noi stiamo guardando, non so, una scena, prendiamo Bayadère, Il Regno delle Ombre, no? Quella entrata nella diagonale, una bella camera larga è magnifica, perché tu vedi tutta quella discesa, nel senso che ti piace la figura intera, cioè ci sono tutta una serie di coordinate che ti rendono la grandeur, diciamo, del balletto classico. Nel contemporaneo, io sto parlando proprio un contemporaneo che noi seguiamo e con anche creazioni che ci sono piaciute molto, ma pensiamo un contemporaneo molto nella ricerca. Allora, nella ricerca, come tu vai a intervenire da un punto di vista, per esempio, di video? Probabilmente una camera larga già, boh, non farebbe, penso, l'effetto in una televisione di, no? Quindi il lavoro per rendere, diciamo, accattivante per un mezzo televisivo o quant'altro,
un titolo che è un titolo magari appunto un po' buio, un po' con tutti dei tempi diversi, vuole anche ancora di più un investimento, se vogliamo, in un montaggio che appunto prenda una direzione molto particolare, per esempio rispetto a un tempo che a volte è molto dilatato, proprio per questa idea di mostrare anche il processo. Poi è evidente che non è che facciamo di tutta l'erba un fascio, potremmo vedere un balletto classico orribile e un pezzo di ricerca straordinario che lo rivedremo 100 volte. Lungi da noi di fare troppe, no? Però è vero che ogni fattore va molto calibrato, e quindi il punto è proprio questo, cioè l'attenzione, la preoccupazione che questa idea non diventi sostitutiva, perché una certa fascia forse la uccidi se pensi che la sostituzione sia la piattaforma, la soluzione, no? No, e comunque poi il pubblico ha sempre voglia di andare a teatro, l'ha dimostrato, hanno risposto tutti anche al sondaggio piccolo che poi già detto, noi vogliamo che i teatri riaprano, noi vogliamo andare a teatro. Poi se c'è della danza in un altro è benissimo, così come possiamo fare lezioni, è chiaro che una lezione con Adnari magari non la potrò mai fare, mi è capitato in questo periodo, pure gratuita, no? Fantastico, però... le due cose, dai Carmelo, dici. Sì, pensavo pure al fatto, in riferimento alla giovane danza contemporanea italiana, ha ancora bisogno di praticare molto la scena dal vivo, il palcoscenico, avere questo contatto, questo scambio diretto con gli spettatori, quindi cioè, sarebbe un'azione idonea da fare, appunto, e congrua quella di innanzitutto dare anche ai piccoli gruppi, ai giovani, la possibilità di continuare a portare avanti le loro ricerche, innanzitutto in ambito di spettacolo dal vivo, poi successivamente, se vi è la possibilità economica e anche la scelta e la volontà di politica culturale di virare verso appunto la creazione di prodotti audiovisivi da veicolare sui social media o su altre piattaforme, allora sì, però innanzitutto noi abbiamo la fetta dei giovani autori che hanno bisogno innanzitutto di praticare la scena dal vivo e di confrontarsi con le platee e il palcoscenico. In un secondo momento si potrebbe aprire questa parentesi dell'audiovisivo, perché anche a livello formativo per loro stessi serve questo confronto innanzitutto. Certo. E poi sempre anche da capire chi è il regista della parte visiva, perché se pensiamo alla storia e anche alla videodanza degli anni Ottanta, che aveva avuto proprio un boom, erano pochi, Angelin Préjocage era uno di questi, per esempio nel filone della Nouvelle Danse, che in prima persona si metteva dietro la camera, adesso abbiamo un telefonino che fa tutto con una qualità anche, però tipo, che pensava a dei propri prodotti di videodanza, addirittura avulsi dalla scena, cioè prodotti che nascevano come videodanza e non come, passatemi il termine, prodotto spettacolare. Lo so che la parola prodotto farà inalberare molti, però di questo si tratta, di un confezionamento di qualcosa che poi deve essere venduto a un pubblico che paga per vederlo. Quindi, ecco, chi potrebbe fare? Quanti? Tutti abbiamo oggi un pochino più di dimestichezza con le riprese, telefonie, perché siamo sempre connessi, social, in diretta. Però in realtà ci vuole anche una maestria registica della camera o ci vuole una maestria di montaggio, no? E quindi... non è che ci vogliono le telecamere, cioè ci vuole l'attrezzatura, ma si può fare da soli, però insomma magari se c'è una troupe fonico, no? No, ma il mio discorso era cioè probabilmente adesso io non voglio passare per quella che adesso ce l'ha col ministro assolutamente, però forse con la leggerezza con la quale è stata data questa notizia per cui non andiamo a teatro, fate qualcosa d'altro. Ma allora, cioè, non abbiamo capito né che valore ha il teatro, né che un altro mezzo richiede un'altra preparazione, un'altra formazione, un altro tipo di prodotto per essere da mettere sul mercato oggi. Se no continuiamo a dare una serie di cose che non attirano nessuno. Allora produciamo vuoto nel vuoto anziché dare opportunità.
E questo mi è sembrato in fondo gravissimo. Capisco che la situazione di lockdown abbia un po' destabilizzato tutti e quindi si cercava di fare delle cose per far fronte a questa emergenza, però in fondo quando si dicono delle cose si danno anche delle indicazioni che poi diventano, perché abbiamo visto la corsa delle compagnie verso buttarsi in digitale o dei festival, della serie, benissimo, perché stanno dimostrando di voler fare qualcosa, di dover dare ancora lavoro, di essere presenti in queste situazioni. Però il come e verso quale futuro bisogna che lo teniamo ben presente tutti quanti. Sto per segnalare che il nostro tempo a disposizione si sta asciugando. Giustamente noi abbiamo fatto questa riunione giusto ieri sera, il presidente Conte ha annunciato questa apertura dei teatri il 15 giugno, il che non significa chiaramente niente, perché sappiamo benissimo che ancora i danzatori devono ancora rientrare nei loro studi per iniziare nuovamente il training. Sappiamo che ci sono delle produzioni che stavano per andare in scena e che si sono fermate a mezzo della creatività e chissà quando riprenderanno. Quindi il ragionamento che noi facciamo è un ragionamento che in qualche modo speriamo aiuti, no? Appunto a riflettere in questo momento di passaggio, sperando appunto che questo 15 giugno sia davvero l'inizio di una possibile riapertura nei prossimi mesi degli eventi teatrali. E quindi però ecco, non è che il 15 giugno sia molto chiaro tutto quanto rientra, perché noi lo sappiamo, diciamo anche ai nostri spettatori, oggi tutti mi hanno telefonato, allora il 15 ripartono, no, il 15 riparte che cosa, chissà come, perché, ma poi magari ne riparleremo, Maria Luisa. Inizierà a entrare nei teatri, cioè dal personale, dagli addetti ai lavori, a entrare nei teatri, nei teatri di produzione, nei teatri di ospitalità, che cosa verrà ospitato? C'è qualcosa di pronto? Qualcuno è riuscito a provare qualcosa in questi 3 mesi? Le nuove produzioni debutteranno? I festival estivi sono tutti, qualcuno annuncia un piano B, un piano C, però è tutto da costruire. E secondo me è positivo, se posso dirlo, avere dato una scadenza temporale, perché questo era quello che mancava, perché per esempio in Francia il ministro aveva già detto che fino al 31 luglio tutto era stato cancellato, manifestazioni, eccetera, e quindi l'orizzonte si spostava, no? Da dopo l'estate. Avere un orizzonte temporale aiuta a superare l'emergenza, aiuta a pensare al progetto anche futuro. Non averlo lasciava tutti in una condizione di indeterminatezza piuttosto anche angosciante, posso permettere di dire. Però ecco che dal 15 di giugno noi saremo dentro un teatro, questo purtroppo non possiamo ancora dirlo, noi lo speriamo tanto e forse se non avete null'altro da aggiungere possiamo chiudere così e rimandare alla prossima video chat con tutto il resto anche della redazione, sperando di riuscire a far conciliare gli orari e gli impegni di tutti anche nel lockdown, perché diventa difficile. Chiuderei, ho trovato una battuta e lascio così, la butto in mezzo e poi salutiamo appunto tutti. Una battuta di Groucho Marx, quindi è un po' datata, ma trovo che la televisione sia molto educativa. Quando qualcuno la accende vado a leggere un libro dall'altra stanza. Prendiamo per buono la tua provocazione. Grazie a tutti, allora alla prossima video chat con la redazione di Danza Danza. Grazie, ciao. Grazie, grazie. Grazie. Ciao a tutti.